purtroppo non ce l'ha fatta Freddy Rincón, l'idolo della Colombia, ma campione, amatissimo qui a Napoli, nonostante una sola stagione in maglia azzurra, ovvero quella memorabile che ricorda il 1994-95 con Vujadin Boskov che sfiorò la qualificazione in Coppa UEFA. 28 presenze, 7 gol prima del passaggio al Real Madrid. Il calciatore colombiano era stato coinvolto in un incredibile incidente stradale che purtroppo è risultato fatale. Lo ricordiamo stamattina in compagnia di Gennaro Scarlato, bandiera azzurra, che con lui ha condiviso importanti momenti all'inizio della propria carriera. Buongiorno Gennaro, grazie di essere qui con noi e di regalarci la tua testimonianza. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Dunque, siamo stati svegliati quest'oggi da questa terribile notizia stamattina e quindi io ti chiedo, tu che hai condiviso con lui dei momenti importanti, che ricordi hai di lui? Innanzitutto mi è dispiaciuto di questa perdita perché a parte essere un grande calciatore, è un grande uomo. Io ho solo ricordi belli. Ero un ragazzo anche molto molto simpatico, stava bene in gruppo, poi era un grande calciatore. Io ricordo ancora le 28 partite fatte con i 7 gol fatti, quindi per un centrocampista con grandi qualità tecniche è un buon bottino. Purtroppo venne anche un po' criticato a Napoli, è normale, là era non il post Maradona, ma comunque erano, dopo un paio d'anni che c'erano diversi calciatori importanti, magari pensavano che non fosse un calciatore all'altezza. Invece lo è stato, testimone il fatto che è andato al Real Madrid dopo. Gennaro, stiamo vedendo appunto alcune immagini che ricordano Rincón, però io volevo sapere da te che cosa ha significato per te, ecco, per un calciatore che stava muovendo i primi passi nel mondo professionistico, condividere invece il campo, condividere il campo ma anche le esperienze con uno così grande come Rincón. Ma guarda, assolutamente sì, perché è normale, io avevo 17-18 anni forse, quindi vedere tanti campioni davanti a me e essere così agevolato al rientro in squadra da loro che erano già campioni nazionali, ma non c'era solo lui, ce n'erano tanti, e quindi un ricordo stupendo. È molto molto importante avere davanti a te grandi calciatori che ti permettono di crescere in maniera diversa, maturi prima, quindi e poi sono molto molto umili, quindi non c'è qualità migliore di lui. Ricordo stupendo, ma io penso tutti quanti all'epoca avevamo un ottimo rapporto con lui. Un Napoli che tra l'altro in quegli anni forse non conservava ancora un così grande talento, però lo dicevo prima, nonostante avesse indossato la maglia azzurra per una sola stagione, Rincón è un po' rimasto, no, nel cuore dei tifosi partenopei. Allora ti chiedo, che cos'è che aveva di così speciale secondo te Rincón per essere ricordato ancora oggi con grande affetto? Ma lui aveva, sotto l'aspetto tecnico, aveva una grande visione di gioco, era molto bravo a vedere la giocata molto prima che gli arrivasse la palla, quindi una qualità impressionante. Poi aveva una simpatia fuori dal campo che era contagiosa, no? Rideva sempre, io mi ricordo con questi dentoni bianchi, bocca bella larga, era molto molto simpatico, quindi era un giocatore perfetto, bravo tecnicamente, umile, simpatico dentro lo spogliatoio, quindi non c'è cosa migliore. Secondo te ad oggi c'è qualcuno che possa raccogliere l'eredità di Rincón? Ma sotto l'aspetto dello spogliatoio non saprei, perché poi li devi conoscere personalmente. Io penso che quelli Bali potrebbe essere, anche se è un ruolo totalmente diverso. Io lo vedo un giocatore carismatico, un giocatore anche simpatico, un giocatore che si fa rispettare, così come lo era lui, un campione, ma al suo tempo molto molto umile, quindi a disposizione dei giovani
credo che Koulibaly possa essere il suo erede sotto questo aspetto. Grazie, grazie per la tua testimonianza e per averci permesso di ricordare in maniera un po' più vicina e soprattutto umana un grande calciatore quale è stato appunto Rincon. Grazie a Gennaro Scarlato. Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata. Altrettanto.